Ciao raga, 26esimo episodio del mercatino. Ovviamente da 2 mesi che non piove a Cagliari. Quando piove un'ora prima del mercatino o durante, guarda, tutto allagato già, ovviamente. Non so quante persone ci siano, se ci sia qualcuno, eccetera. Vabbè, noi ci proviamo. Raga, la situa è un casino. Tutto bagnato. Se c'è qualcosa magari si è anche rovinato. Magari sotto il ponte si è salvato. Mica una TV che ha preso acqua, certo. E a prenderla, sembra un po' vuoto. Il problema è che io prendo cose elettroniche che saranno rovinate. E i libri tutti bagnati. Adesso c'è una PlayStation 5 però ha preso acqua. Ma nanna. Raga, che dite? Vi state affezionando al mercatino e a Salva? Più di mezzo anno che faccio sti video, eh. Vediamo la situa. Quasi vuoto. Bella sta bici. Una moto. Speriamo che ci sia qualcuno che è rimasto in macchina e abbia tenuto le cose all'asciutto. Adesso li stiamo mettendo, perché adesso penso che non piova più. Delle piccole seggioline per Rita. Vuoto, raga. Non c'è nessuno. Bella sta bici. È il metodo equitazione. C'è molta gente che sta mettendo le cose adesso, quindi rifarò il giro dopo. Aspetto un po'. Magari qualcuno arriva e mette le bancarelle. Spera. Bello questo scorcio. Questo Shrek per Giulia Crossbow. Sì, decisamente devo rifare il giro. Oh Buddha. Una Wii. Ciao. Quanto la vendi la Wii? No, solo i giochi no. Tipo la console con i joystick. Ok, lo mi vai dare. Va bene, grazie. L'Xbox quanto la stai dando? Guarda, posso fare 70. Grazie. Quella Xbox 70 euro. Che ha anche preso una scutuata di pioggia. Brody, niente affari per Salva oggi. Ta-da. Ok raga, visto che probabilmente qualcuno avrà svuotato adesso la macchina, i camion, bla bla, rifacciamo il giro nella speranza di trovare qualcosa. Non ci contate raga. Però c'è un pupetto, pupo. Bello sto quadro. Queste poltrone prima non c'erano. Bello sto pozzo, coso, mulino, strano. Figa queste sedie. Se dovete arredare a casa venite al mercatino. Sì, ci sono cose che prima non c'erano, quindi hanno svuotato un po'. Perché adesso sta uscendo anche il sole un po'. Sta ancora mettendo la gente. Sportello di una macchina. Bello. Un joystick. Ciao, quanto la vendi il joystick? Un joystick? Quale? Uno quello nero o quello grigio? 5 euro. 5. Ok. 4 euro te lo do. Sono perfetti. Per 6 euro me li dai tutti e due? Va bene, dai. Grazie mille. No, no, ciao, buona giornata. Ciao, 6 euro, 2 joystick, mi servivano. Speriamo che funzionino tutti i tasti, però sembrano messi bene. Poi li puliamo. La signora mi ha detto che ovviamente non hanno preso pioggia. Speriamo sia così. Ancora qualcuno c'è che sta mettendo la roba. Però vabbè, cosa dobbiamo fare noi? Adesso controlliamo di nuovo e poi ciccia. Tanto i due joystick ce l'abbiamo per provarli. Figo sto veliero. Anche se in plastica. Pupo. Questa fila è ancora vuota. C'è il sole che forse vuole uscire ma è timido. Bici, bici, bici. Overboard. La 500 è qua. Pupo. Quanto li vai i giochi? 5 euro l'uno. Dipende da 5 euro l'uno. Però erano messi un pochino male. Erano platinum e non c'erano il libretto. Quindi boh, no. Abbiamo finito, a meno che mamma o papà mi portino qualcosa che non ho trovato loro. Speriamo, che non ho trovato granché oggi. Adesso ci vediamo a casa con la prova dei joystick. Vai a vedere cosa hai trovato. Vai, papà mi ha preso i giochi della PSP. 3 euro tutti. Vai, vai, non dire. Pupo, pupo. Ok raga, siamo a casa. Puliamo i joystick e i giochi. E poi giochiamo a qualcosa.
somebody. Ok, abbiamo finito, facevano schifo quei joystick veramente, erano sporchi, puliti, con le due, altri due giochi stanno prendendo, stanno asciugando perché hanno bagnato le copertine. Questi non li posso provare perché io ce l'ho la PSP ma in uno scatolone non so dove e non ho voglia di, li proverò un'altra volta. Proviamo questi due joystick, guardate quanto sono nuovi alla fine, cioè 3 euro l'uno. Allora, per provarli dobbiamo scegliere un gioco. Dai, Mortal combattiamo, dai. Ok raga, stavo facendo dei test, modalità allenamento. Funziona solo start in sto cazzo di joystick. Niente raga, funziona. No, premo tasti a caso da solo, guarda. Questo qua non funziona, questo qua invece funziona benissimo. Guarda, da solo. Anche bravo a giocare joystick. C'è. Pazienza, vedo se riesco a ripararlo. Se avete consigli ditemelo. Adesso facciamo una sfida con mio padre. Lui non lo sa ancora. Guarda, nel mentre lui continua, eh. Ma prima piccolo aggiornamento biliardino. Ragazzi, comunque siamo un po' bloccati col biliardino perché le stecche non si trovano. Cioè, in Sardegna non le vendono i ricambi, eccetera. Dovrei ordinarli, eccetera, ma costano tipo 40 euro. Ho pagato 25 euro sul biliardino e mi compro una stecca a 40 euro col cazzo. Quindi o le stiamo cercando usate ma non le troviamo. Perché in pratica due stecche hanno degli omini che sono troppo malmessi. Si sono mezzo rotti, eccetera. Quindi bisogna cambiare gli omini. Però le stecche di questo biliardino sono pressate con un macchinario enorme che non puoi fare a mano. E quindi siamo un po' bloccati e stiamo capendo come fare. Se no avremmo già finito il biliardino, ovviamente. Allora, adesso ci sembra funzionare. Raga, ma non funzionava prima. Non ho fatto niente, raga. Adesso funziona benissimo. Ti giuro che prima sfarfallava. Faceva tutto il cazzo che voleva, oppure non funzionava. Forse si è asciutto, perché magari ha preso acqua. Triangolo, tondo. Poi Mortal Kombat ti fa mostra anche i tasti, quindi per provare funzionano tutti. R2 non funziona. No, R2 non funziona. Però almeno funzionano tutti gli altri tasti. Però ci sfidiamo. Prendo un altro joystick. Che a destra. Io devo stare per prima. La switch di Rita ci fa da appoggio al microfono. Ci hai giocato? Hai giocato solo a Tekken? Forse sì, qualche volta ha giocato. Io sto sempre Scorpion, però. E tu? Non ci so giocare neanch'io, eh. Sono come te. Calmo. Oh. Qui non ci sono, non è come Tekken, ti posso prendere. Ci sono anche mosse strane. Le spade non vanno. Ha detto le spade non vale, ho tirato fuori la spada. Kenshi wins. The winner is... Non tu. Oh. Vabbè, capito. Adesso mi fa. Adesso? Beh. Ah, stai premendo sempre lo stesso tasto, cazzo. No! No, poco. No, anche tono. Sì. The winner! Devi uccidermi, vai, fai qualcosa.
Ho vinto! Sì, se hai avuto fortuna con questo, non hai paura di cambiare. Ma sono preso sto tizio. No, non so fare la finisher. Ok, uno pari. C'è la bella. Scelgo panzuttone asiatichino. Sì, Christian Bale di nuovo. Tettona cattiva. Gli appassionati di Mortal Kombat che ci vanno a giocare ci odiano. Si intringia. Di nuovo. Gemelli. Tettona non è brava, per niente. Ma va affannato. Ho leggermente imparato. Faccio una samozza. Fine. Ok raga, per questa puntata è tutto. Vi auguro una splendida domenica. Ora è grosso il collo. Ci vediamo la prossima domenica. Iscriviti, per favore.